Io sarei, come personaggio, sarei il marito di questa, diciamo, persona che in continuazione accusa Mali, in famiglia la conoscono tutti, che sta sempre lì, mi fa male lo sterco, mi fa male la cardiaca, quindi è sempre malata. E poi alla fine poi non c'è niente, insomma, alla fine è arrivata a 70 anni, quindi non c'è niente. E quindi la commedia, diciamo, il mio personaggio è quello di sopportare questa situazione in un clima di mi piacerebbe che non ci fosse, invece poi mi manca. Questo è un po' il mio personaggio, cioè quello che è stanco della moglie, però è indispensabile, ormai è tutta la vita che stanno insieme, quindi è un riferimento. E infatti poi nel discorso, poi nello sviluppo poi del personaggio, è proprio questo, diciamo, io sono quello che subisce un po' tutti questi malanni e sopporta alla fine. Io li tengo tutti in pugno proprio per questo, perché ci gioco e ci marcio praticamente. Fino a che, vabbè, non spieghiamo tante cose perché la dovete vedere la commedia. Alla fine l'equivoco che gioca tutto intorno a me viene raddoppiato con l'arrivo della dottoressa, della ginecologa, e si crea proprio una serie di equivoci che, insomma, molto divertenti, molto divertenti. Interpreto Vincenzo, che è il figlio di Maria, la nonna che è sempre malata, e comunque il figlio è sempre preoccupato, è sempre in apprensione per questa mamma che sembra sempre che deve avere la peggio, mentre poi, insomma, poi si scoprirà. E sicuramente il mio è il personaggio più abbronzato, sicuramente, perché gli altri, e questo qui è tutto il montaggio del palco durante il giorno, no scherzo. Comunque personaggio molto interessante, che è marito di Hilde, che poi conoscerete, e una coppia con una figlia che è molto affiatata, e che hanno qualche problema in camera, ma anche quello si scoprirà. Io interpreto Hilde, sono la moglie di Vincenzo, nonché nuora della nonna Maria, e Vincenzo, essendo comunque figlio unico, è molto attaccato a questa mamma che si lamenta in continuazione di malanni presunti, e quindi diciamo che il rapporto che c'è con la suocera è molto conflittuale, come di solito, no? Tra suocera e nuora, e in maniera, insomma, particolare, perché è una donna proprio insopportabile, appunto per questi malanni che ha in continuazione, e quindi, essendo una donna pesante, il de bene o male ha sulle spalle sia il marito, che è comunque piagnone per questa mamma, e anche sta suocera, che è veramente rompiscatole. Sono il luminare. Sono il professore, un grande professore che viene da Roma per visitare la paziente. Praticamente è quello che svelerà l'arcano? Diciamo, in un certo senso sì, continuerà sempre a alimentare l'equivoco, perché parlerà un po' molto con parole molto istruite, pompose, quindi li metterà tutti in crisi. E interpreto la vicina, nonché ginecologa, che chiamerà il luminare, il mio collega, e che innesterà, come dire, un equivoco, e anche li metterà in allarme, perché, insomma, vengo convocata come esperta in materia, ovviamente come medico. E quindi, insomma, sarà un po' la pietra dello scandalo che innescherà tutto l'equivoco, la diatriba nella famiglia. Interpreto la figlia di Vincenzo e Hilde. Sono quella un po' più colta della famiglia andando a scuola, però mantengo sempre la semplicità appartenente alla famiglia. Insomma, studio ma manca un po' di intelligenza, ecco. Sono quella che alla fine scopre tutto l'arcano. Questo è il mio personaggio. Io faccio la zia Hilde, che sarebbe la sorella di Maria, la signora che è ipocondriaca e gli vengono tutte le malattie possibili.
e vengo chiamata da mia nipote che mi dice che questa volta mia sorella sta proprio male. E allora vado già vestita di nero, come se lei dovesse morire, perché mi metto in lutto, capito? E poi c'è tutti gli equivoci che succedono uno dietro l'altro e alla fine mia sorella non ha quella malattia. E... te a mamma, te. Ah. Mo Francesca, io ci ripenso. Ma ti pare che sono dovuti andare in tre per andare a ritirare i risultati? Manco fosse la contessa di Torlonia lì. Va. Che poi la tua nonna sembra sempre che li vanno dall'ogli santi, ma tanto quella non trapassa mai. Ah, quella ci fa morire a noi. Va, Francesca, cammina, che questi dovessero loro, giù. Buongiorno. 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 Allora? Allora che? Guarda che noi su sto reperto non ci avemo capito niente. Referto. No, reperto. Reperto non ci incastra niente. È una cosa antica. Defatti, ti pare moderna, ti pare. Ma come sarebbe a di che non ci avete capito niente? Sarebbe a di che... Primo, non siamo dottori. Secondo, ci tengo un figlio borso, come un sumaro borso, che ne manco una legge. Ma boh, guardate che non è facile capire certi paroloni medici, sapete? Ma cammina va, popone! T'ho fatto pigliando di proma, studia, eccolo qui, mi. Ne buona a fa un tondo con una cosa tonda. E tuo figlio ne buona a fa no col culo. È figlio a te. Figlio a me. Ma scusate. Andiamo a leggere sull'enciclopedia lì. Brava, piglia l'enciclopedia. Piglia l'enciclopedia. Cerca. Cerca ventrilo. Ventriloco? Sì. Lascia sta mamma, fa più danno che altro. Alle volte ti mettono ancora di più la confusione nel cervello, soprattutto i paroloni. Più va a sgrufà e più cose sortino fuori. Lo vedete come sto? Mi viene il patema al pensiero di quello che c'è scritto di me. Sta a vedere che ora sono l'enciclopedia e ci sono scritti di tu malanni. Ma chi cazzo che ti conosce a te, ficosa? Quelli vanno a pensare a te, vanno a... Nonna, sull'enciclopedia c'è scritto le cose in generale e mi capirino caso per caso. Sanno un cavolo chi sei. Maria... Ora non ci fate cacà e non vi cacate sotto prima del tempo e come al vostro solito, Oh, e oramai aspettiamo a lunedì che portiamo i fogli dal dottore, Questa è matta, lunedì, del dopodomani di là. E devo aspettare tutto sto tempo. Non mi cape niente, sa. Stavolta non mi serva manco cortesini. Stavolta... O muore il verme o schianta la creatura. Ma mangia di meno, da retta a me, tanto non muori te. E invece moro qualche volta. I coccoloni fa venire all'altri. Ma siete arrivata a 70 anni, grazie di Dio. Ora non volete arrivare manca a lunedì. T'ho detto,
strozza di meno, piuttosto, specialmente la sera. Io? E poi, ma se sono sempre stata bocca mozza! Te di mozzato ci tenghi il cervello. Eppure l'altezza ci tenghi. L'altra sera, gruma, ci ha affogata al verde il secco. Mi dà retta. Poi viene l'abbiocco, quando ci rifiglia, che gli viene il trabocco che non ce la fa. Vuole essere portata dagli dottori. Ma la signora qui, farsa cappa, non ci vuole andare da Piero, no? Perché lei della mutua non ci fida. Lei vuole andare a pagamento. E tanto ci tengo la piantinara dei sordi io. Ma ora che ci incastra a strozzà con i dolori alle spalle, qui ce lo tengo allo sterco. Allo sterco. E al braccio... questo. È questo che mi preoccupa. E quello è perché state sempre a testa bassa a fa la carza. A proposito di fa la carza, dov'è? Bella nonna, vieni qui. Lo sai, a proposito di fa la carza, nonna t'ha fatto un gorfetto. Vedessi com'ed è bello. Me lo immagino, nonna. Me lo immagino. Ma come mai alla scuola ci sei andata oggi? Stamani entrano ora dopo e sortono ora prima. Ecco, a proposito di sortì, damisene pure noi che tanto fino al lunedì non sapemo di che morte mori. Te, vuole essere in godi. San Millani che è lunedì. Mamma, e non va burrite, e quante volte ci avete fatto correre, Eppure, eccovi qui. Ci scherzavo su ste cose, sa. E andar retta al tuo babbo. Guarda, che quando fa male sto braccio qui, è pericoloso. E poi non vedi pure i coccoloni, sa. Tutti i giorni la stessa surfa. Mi fa male lo sterco. Mi viene la cardiaca. E poi che la quimi. E non muore mai muore. Te l'ho detto prima a te, fa morire all'altri. Maria, ma perché invece di andarvi a rinchiudervi in casa ve ne andate a fare una bella passeggiata? Sul lungomare. Così pigliate pure un po' d'aria che vi fa bene. Non posso camminare, ci tengo le gambe intorzate. Pure. Ma come? Ma l'ha detto pure il dottore. Che dovete camminare! Non cammino, non ci vado. Anzi, ma perché non la portate a trovare Zi Rosa? Alla sua sorella. Andiamo da Zi Rosa. Dai, che tanto che incindate. Andiamo da Zi Rosa. Ora trucche, mi invelo agli sprefondi a trovare la mia sorella. Ma poi perché ci devo andare io? Venisse lei a trovarmi a me. E del cavolo, da quando quali malati vanno a trovare quelli sani? E allora, visto che ci tenete la bocca aperta, andatemi a pigliare il pane. Non mi fa fare le scale in su e in giù, il pane non lo posso portare. Stamani ci tengo da ricettare, non voglio sentire per niente, giù, andatemi a fare sto favore. Ha sentito che ha detto la tunora? Andiamo da Santa a pigliare pane a tunora. Intanto pigliamo due belli corolli ignoranti. Buoni. Due belli corogli con lo zucchero e l'archemoze. Buoni. E lo sai che famo? Quasi, già che ci siamo, pigliamo pure gli stinchi di morto. E che non sapevamo che dei mondi ha finito sui morti. Andiamo su. Andiamo. Allora noi andiamo. Sì. Andate. Sei sicura che vuoi solo il pane? Sì, e ci tengo tutto in casa. L'ova, il latte. L'ova so piena, Maria. Ci devo fare. Andiamo su. Andiamo, vai. Ti sto. Ai, povera a me. Vai su. Piano, andiamo su. Vincenzo, che ammattimento la tua mamma. Quel povero amo del tuo babbo. E lo fa vive verde, poarello.
Oh, è tutto lamentarsi che gli fa male sempre tutto. E poi infancavolo dalla mattina alla sera. Eh? Anzi, qualcosa la fa la tua mamma. E fa la carza. Chissà che deve fare. A proposito di fa la carza, solo dite voi che la deve smettere di farmi quelli san bruttoni di gorfi, che tanto non me li metto, eh? Che mi vergogno come una ladra. E lasciala fa, ma poi in trise sempre messi. Sì, quando ero piccina. Ma ti pare che posso andare in giro con i gorfi antichi, regi, fatti con la lana allanita? Fa, disfa, rifà, disfà. E non parliamo di come accosta i colori, eh? E vabbè, poarella, giù. E non ci tiene niente da fa. È il tempo e lo dovrà pure ammazzare, no? E lo deve ammazzare con me. Facesse le presine, così non fa danno, eh? Quello di Natale col pupazzo di neve appiccicato sopra, grosso così. Ne volemo parlare. Meno male che fosse solo finta di mettermelo. Ah, sì, no, mi piglierebbero pure pendemente. Ma scusa, perché io non ci andavo a scuola con i corpi della tua nonna? E defatti si vede. E poi questo, eppure... Diciamo che è carino. Vabbè, è comodo. Ah. E poi porta pazienza, tanto l'inverno mai. E vedrai, ed è finito. Se beata a te! Ha finito con la lana e ora incomincia col cotone. Ora basta, eh? Francesca, non far l'ignorante con la tua nonna. Guarda che li vecchi non so eterni e te un giorno rimpiangerai di non esserti messi quelli gorfi lì. Babbo, non t'offende, ma quella è l'unica cosa che non rimpiangerò mai della mia nonna. Vado a scuola. Ciao. Vincenzo, come mai c'hai quella faccia? E mi sa che stavolta e ci tiene ragione la mia mamma. Io prima davanti a loro ho fatto finta di non capire i paroloni scritti nei reperti, come cazzica ci chiama. Ma siccome tanto ignorante non so, e a me quello che c'è scritto qui, a me non mi calma per niente. Fammi rivedere a me. Pure io non è che ci capisco, ma... Ci tengi per ragione, sa? Ste parole belle non so. Appunto, dobbiamo aspettare lunedì. Dobbiamo aspettare lunedì, eh? Ma lo sai che potemmo fare? Ma perché ne famo legge alla dottoressa, quella che sta qui di sotto, eh? A chi? Alla ginecologa! Ehi, capirai, sempre un dottore te! E poi, con tutti i piaceri che li famo, ci manca pure che ci danno sguardo di 2 minuti a... ora chi è stamani? Ah, buongiorno! Vincenzo, buongiorno dottoressa, prego, prego, venghi, si accomodi. Buongiorno, Vincenzo. Buongiorno. Ma lei mi ha letto nel pensiero, dottoressa. Io proprio a lei pensavo, vedi Vincenzo? Sono venuta per le chiavi, che come al solito mio marito si è dimenticato a casa. E io scappo, sì, che ho la visita in ambulatorio. Sì, sì, sì. Grazie, siete sempre tanto gentili. Sì. Arrivederci. Dottoressa, aspetti un minuto e... Venghi, si metti a sedere. E noi le volevamo far vedere Vincenzo,
E tiralo fuori. Referto! Referto. Dottoressa, questi l'abbiamo ritirati stamattina, sono della mia mamma. Ma se sinceri, noi non ci avevamo capito un co'. Non ci avevamo capito niente. Va bene, guardate, scusate, ma solo due minuti perché c'ho la paziente che mi aspetta, come vi ho detto. E vediamo un po'. Via. Ventricolo destro. Destro? Ma mi faceva male il sinistro. Sarà tutto collegato lì. Guardate, io che vi devo dire? Non mi vorrei pronunciare, ma insomma, quanto risulta, questi esami, insomma, parlano chiaro. Cioè, non sono un cardiologo, ma... Come sarebbe a dire? Qui parlano di una malformazione cardiaca congenita. Però, cioè, però, a me sembra strano. Cioè, possibile che non ci sia stato un campanello d'allarme, un malessere, un dolore? Dottoressa, di dolori la mia suocera! Quanti ce ne tiene? Pensi che oramai non ci famo manco più caso. È tutto un lamentarsi dalla mattina alla sera. La mia suocera è sempre stata caceova. Pensi che delle volte non sorte di casa perché ci tiene paura di piglia a freddo. Ci tiene per infino paura d'un piccolo cimurro. Vabbè, è ipocondriaca. Oh, ha visto? Io lo sapevo che qualcosa ci teneva per davvero. Ma no, è come dire, una fobia mentale. Che t'ho sempre detto io che la tua mamma ci tiene i burattini dentro al cervello. Ma no, l'ipocondrismo è quando una persona ha paura di ammalarsi. Però, insomma, sta male per davvero. Però, in questo caso qui, la situazione è reale. Cioè, c'è un problema serio. Tanto non ho che piobbe, Hai visto te a pigliarla per il culo, Povera mamma, invece è malata per davvero. Però, a me mi sembra strano che non ci si sia accorti di niente fino adesso, con un quadro clinico così. Così come? Vincenzo si sieda, mannaggia, proprio oggi che vado di corsa. E niente, a quanto risulta da questi esami, sua mamma non sta bene. Dottoressa, ditelo papale, perché così... E così, ma agito di più. Ma no, vabbè, Vincenzo, il cuore purtroppo. La dovete portare da uno specialista. E ora come famo? Come famo? Famo che la portiamo dove la dovemmo portare. E ora dove lo troviamo? Uno specialista così su due piedi? Oddio, che agitazione. Guardate, ci penso io. Perché poco tempo fa ho fatto partorire la figlia di un noto cardiochirurgo che ha la villa qua. Allora, io appena arrivo in studio, lo chiamo, lo contatto e prendo un appuntamento nel suo studio di Roma. Meglio di così. Dove lo dovevamo portare? A Roma. A Roma? Va più in là! Ma Vincenzo, ma ritenetevi fortunati se vi dà l'appuntamento nel giro di pochi giorni? Il dottor Maritozzi è un cardiochirurgo di fama nazionale, quindi ora io scappo che devo andare. Tenetevi pronti perché sicuramente richiederà un ricovero per ulteriori accertamenti. Sì. Mi raccomando, per mamma, riposo assoluto. Arrivederci. Accompagna la dottoressa. Grazie. Vincenzo! Guarda un po', per colpa della tua mamma che è successo! Ho aburrito tutta la camicia! No! E ora come fa? Quella ci deve andare pure al lavoro! E come fai? Sta a sentire, la metti lì stesso, tanto è dietro sul culo, infili sotto i calzoni e non se ne accorge nessuno. Dai Vincenzo, mettiti a sedere.
E dai, Vincenzo, e tiriti su. Ma che hai capito? Tiriti giù, era un modo di dire. Vincenzo, io ora mi sento pure un po' in colpa perché alla tua mamma non l'ho voluto dar retta quando diceva che si sentiva male, poarella. Brutta encefalita, oh! E ha pure mandato a fare i servizi, Ha pure rischiato di farla ammazzare per queste scarpe, per queste scale, povera mamma! Io dice che l'hai l'occhi! Oh, ma io che ne potevo sapere, Oh, e poi sta a sentire, ormai aspettiamo stasera, no? Che la dottoressa lì parla col cardiologo lì, col maritozzo, e poi ci regoliamo. Pure perché il mio nonno non era manco nato che doveva morire. E sta meglio di me. E dici bene te, e tanto non è mica la tua mamma. Vincenzo, sta a sentire. Tanto per non sapere né leggere né scrivere, è meglio che tiriamo fuori la valigia, va? Ora che c'entra la valigia? La valigia che c'entra? C'entra! Perché la dovemmo ricoverare, Valla a pigliare, dai! Quella che ci si mette dentro la valigia quando uno si va a ricoverare. Dove vai, Vincenzo? Ma dove vai? Madonna, che agitazione! Esagitato, non lo vedo. Ilde! Dov'è la valigia che non la trovo? Sì, questo manco l'acqua a mare trova, guarda. Oh. Ilde! Non c'è! Ci ha guardato un cimarcoso! A quale coso? Sì, dai, il coso! Dai, quello lì! No, quello accanto al coso, lì di sotto! Ma... al coso quello lì, quello giallo! Al coso giallo! No, non c'è sul coso giallo. E apri bene gli occhi, ce l'ho messa io, Sì, è sul coso, eccola. E lo vedete che quando ce le spieghi per bene le cose, poi le trovino, Ma quale valigia hai preso, Oh, è sul coso questa c'era, Ma mica questa valigia qui! Lo vedi a farvi fare le cose a voi? Madonna. Vincenzo, perché che c'ha ora sta valigia? A proposito di sta valigia, ora non è che io ti voglio mettere dito nella piaga, ma vuoi parlare? Te lo mento, vedi, quella volta che la tua mamma ci portò il vestito quello nero. Sì, dai, quella volta che la tua mamma venne e ci disse: questo ve lo lascio a voi, perché io del tuo babbo non mi fido. Dai, no, vestito nero, quello cu le scarpe nere, quello cu la veletta in testa, quello pe... guardimi a me, quello pe... quello pe... oh, Ilde! Teo, sì. Ma che sembra... Guarda carino, se riesco a più la valigia te lo fa vedere, aspetta. Guarda carino, questo guarda che questo l'ha scelto lei, Questo se l'è pure misurato. Questo, un collo alla tua mamma. È la morte sua! Te, Ilde! Oh, te lo fa morire per forza, Ilde! No, non ci scherziamo su ste cose! Per piacere! Come sei suscettivo! Oh, guarda che io l'ho detto, pure perché Roma non è mica il viaggio dell'orto, sa? Ma mette caso che dovesse succedere qualcosa di grave, Che famo, torniamo indietro a ripigliarlo? Ritonfa, Te, Ilde! Te l'ho detto prima, tu la vuoi fare morire per forza, Morire per forza. Basta. Fammela andare che... ecco, bravo, guarda. Che ce l'ha andata al lavoro a consegnare la caterva di posta. Bravo, bravo, guarda. Leviti perché stamani è serata, guarda questa. Leviti. Metto pure la valigia qui. E ora a me mi tocca chiamarsi Rosa.
E ce lo devo dire che la sua sorella è grave. Per forza, che fai? Ce lo dici? Ce lo devi dire per forza. Poi mi fanno agità, pure a me mi fanno agità. Pronto? Zia! Zia, so io. Zia, mettiti va a sedere che vi devo dire una cosa un po' importante. È grave, stavolta è grave. Sì, vi siete messa a sedere. No, no. E state tranquilla, non agitate. Oh. Sì, vabbè. Lo so. Ma lo sapete, no, com'è la vostra sorella Maria? Come ci tenete una sorella Maria? Come ci tenete proprio una sorella? Ma io con chi parlo, Assunta! Ma che volete da me, sì! Avevo chiamato pure io! Ho sbagliato numero! E me lo potevi dire pure prima, è del cavolo, è 10 minuti che chiacchieramo! Vabbè, arrivederci, arrivederci! Ma... fanno pure sbaglio al numero, lo vedi? Accidenta a loro! Pronto? Pronto, con chi parlo? Con Rosa! Con Rosa chi? Come con Rosa chi? Idde. So zia! Ma come si chiama la vostra sorella? Oh, Madonna, si chiama Maria! Ah, allora siete voi? Sì, Zia! Ma zia! Non so come divolo! Come? Che mi devi dire? È la vostra sorella! Che è successo? Ci sente male per davvero! Ah, Madonna! Tanto donò che piove! Madonna, che è successo? La dovremmo portare a Roma! A Roma! Ah, no! Tocca pigliare pure il treno! Ah, Madonna! E vengo lì! E vieni! Sono tutta in agitazione! Vieni, arrivo, bella, vieni, ti aspetto! Vengo, sì! Vieni. 10 minuti e sono lì, un attimo! Sì. Vieni! Sì, arrivederci, Ora vengo! Che agitazione! Maria! 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 E ci sente male, Pietro! Pietro! E correte, chiamate il 118! Ma che devo chiamare che non c'è manco il numero? Falla metta a sedere! Falla metta a sedere! Venite, Maria, venite! Datemi il bastone a me! Falli un po' d'aria, falli un po' d'aria! Fammoli un po' d'aria! Ste scale mi ammazzono! Accidenti a chi l'ha inventate! Ahi! Mi è venuto pure il granchio al porpaccio! Il granchio! Ti preoccupare che per fare due rampe di scale non è mai morto nessuno, non ti preoccupare! Non dite manco per scherzo, Per scherzo! Io su ste scale qualche giorno e ci rimango a gallina per davvero! Oh, è la cardiaca! La cardiaca! Lesta! Dammi un bicchiere d'acqua! Sì, sì! Che ci tengo tutta la bocca all'arzita, Lesta! Oh, come siete inciafata! Sì, aspettate che vi piglio l'acqua! Prima mi mandi a fare i servizi e poi ti disturbi! Corre, corre, l'acqua! Ora vi porto l'acqua! Moro! Ecco l'acqua. Guarda un po' che tremolizio per fare due scale. Sono moribonda, Mi fate disturbare. 100 anni che sono malata, ti disturbi ora. No. E te ti va a sedere, riposatevi. Ma ve l'ho detto ora, mettetevi a sedere. Ci tengo caldo, mi fai spoglie. Ma guarda questa stamani. Sì, ma spogliatevi piano, Moro. Fa pure agità, mi fa.
E ci credo che ci tenete cardo. E sotto ci tenete la franella di lana, queste bafagne. Di peloncino ce la tiene. Ma che non lo sapete che se studate poi fate peggio, Ma che nicché nacche. Mi pare proprio strano che ti preoccupi per me. Beh, pure io la vedo strana stamani. Che bella valigia, vieni un po' qui. Vieni un po' qui. Maria, mettiti va a sedere. Falla metta a sedere. Vagitate. Dove sei? Ma ve ne volevi te da in vacanza senza dirci niente. Sì. Ve ne andavi te a umme. Magari, Pietro. E l'ho fatta tirar fuori per fargli pigliare un po' d'aria, perché... E perché? Perché è piena di funga. C'ha la funga. Ora però, scusate, ma io devo andare a fare un servizio. Oh, come? Ci ha fatto sortire a Novi perché non volevi sortire. Ora invece vuoi sortire. Lo so, ma è urgente. Dacci il tempo di uscire pure a noi, che ci tengo un momento il corpo avventato. Devo andare un momento nel luogo comodo. Pietro! Io non posso aspettare. Io ci tengo un momento, devo andare un minuto. E che furia ci tenghi? Ve l'ho detto ora, che è urgente. Però io devo andare un momento nel luogo comodo. Minutino, mi sento tu. No, ve l'ho detto ora che me ne devo andare. Dacci la maniera d'uscire pure a noi, che furia ci tengo. E ci tengo furia e devo andare... Dove devi andare? Da cosa lì? Come da si cosa? Lì, devi andare da cosa? Dove da Rosanna. Da Rosanna. A fa che? Laviti un po'. A fa che lo... Perché l'ova fresche che l'avevo chiesto, sono arrivate e le devo sono arrivate pigliare. L'ova! Ma come prima mi ha detto che l'ova e non le volevi, che eri piena. Sei piena d'ova. Ma scusa un po', te non mandate in paniere l'altro giorno, che cazzica ci avete fatto? Ci ho fatto il ciambellone. E ve lo siete già strozzato tu. Ma perché ti volevi affogare pure quello con la dimiccia? Fammi le... Siamo già distruzzato tu. Ma si può le sapere. E dove vai così di furia? Ve l'ho già detto. Voi fate una bella cosa. Io me ne vado e piglio la chiave, va bene? Poi voi, quando avete fatto, chiudete la porta e ve ne andate. Meglio di così. Ma siamo sicuri che ci dichi la verità? Maria, ve lo giuro. Ve lo giuro, non potessi non vederci più. Tramva c'è. Non c'è niente da mangiare a questa casa. Guarda un po' l'ova dove ce li teneva. Che bugiarda e farsa. Guarda un po' il ciambellone. Buono. Ale. Che ci fa sta roba a mezzo alle mie foglie? Grave. So grave. Gravidanza. Gravidanza. Pietro! Quando manca il cesso mi lasci in pace! E mezzo alle mie fogli! C'è scritto gravidanza! Come c'è scritto? E qui dice che so pregna! Mi piscio un collo dalle risate e saresti un fenomeno, saresti! Eppure te! A te! Mi sa che qui sappiamo manco mezza messa! Comunque, noi siamo stati! E me ne sarei accorta. Pure io.
A te. Qui sapemo nemmeno mezza messa. Ah sì, N'ha capito? Che ci doveva fare con la valigia? Che ci doveva fare con la valigia? Torzo, non ha capito, ve. Gravidanza. Ospitale. È così presto ci va all'ospitale. È quello che dico io. Mamma, e voi siete sempre qui? Siamo sempre qui. Irde? Dice che ci teneva un appuntamento urgente. Ma senti un po', mamma. Quando eri ritornata al lavoro? Ci tenghi una faccia. Sì, lo so, ma... E dovevo andare un attimo al gabinetto. Allora, babbo, se dentro al gabinetto ti conviene aspettare 5 minuti, che svapora un po', Ci siamo capiti. Dammi retta a me, aspettene pure 10. Ma senti un po', Ma come mai vieni a casa al gabinetto? Che al lavoro non ce lo tenete? Ma quante domande mi fate? Certo che fra tutti oggi siete proprio strani. Ma basta guardare la faccia che ci tiene. Perché? Che faccia ci tengo? Ci tenghi la faccia di uno che ha combinato qualche guaio. Tieni un po', mettiti a sedere, va. Che babbo e mamma e ti devono parlare. Dove mo chi? Pure io? Pure te, sì. Ma se vi dico che non ci tengo niente... Senti un po', a mamma. Dici la verità, Ma fra te e la tua moglie, come va? Va tutto bene? Ma che domande mi fate? Come vanno quelle cose lì? Diccelo un po' pure te quello che li voglio dire. Ma cazzi che li devo dire che ci ho capito niente manco io? Ma quali cose? Che indorciti, quelle cose lì, fra moglie e marito, marito e moglie, quelle che facevamo noi 100 anni fa. Un'altra volta. A tempi dell'uno. Quelle, sì, ormai è un momento più che da dopoguerra, che ormai, dico, una volta babbo quando era giovine, alle donne c'era che dalli e non sapeva che dilli. Ora so che dilli, c'ho più che dalli. Ma statti zitto, va! Statti zitto che con quello straccetto manco i vetri ci pulisco. Eppure te, una volta eri una stanga, ti sei tutta rinfittita. Ma statti zitto, va! Ma mi volete dire di che stiamo a parlare? Indorcito! Parliamo di questo! Questo! E ve l'ho detto prima, che non dovete preoccuparvi, che non ci tenete niente di grave. E poi voi non dovete dar retta ai paroloni scritti nei reperti, che quelli sono come i bugiardini delle medicine. A me mi pare che con questi risultati qui c'è poco da essere bugiardi. Queste sono cose che o è sì o è no. E non sapete quante volte e ci sono sbagliati. Allora vuol dire che la menopausa. Oh, questa è bella. Oggi mi fate ridere senza voglia. Guarda bene, incrudolito. Che qui c'è scritto gravidanza. Cambiato faccia, visto? È peggiorato. Ci scommetto che la tua moglie è pregna, ma non t'aveva detto niente, ve. Ha capito te il mucchio sordo, Mica c'ero arrivato, sa. Brava, babbo! No. E questa non è mica la mia moglie. E questa vedrai che... questa un po' l'esse. E conta. No, questa un po' l'esse la mia moglie. Vedrai che... Allora, sta a sentire, le cose sono due. Se quella pregna non è la tua moglie, allora della tua figlia! Se ne zuppa e pan bagnato! Come? Ma che vi credete? Ve l'ho detto prima, la mia moglie non può l'esse! Vedrai, la mia figlia, vedrai, ne manco! Io ne manco!
E poi e quella poi viene indorcita. Quella non ci tiene neanche il fidanzato, come fa? Deve essere stato lo Spirito Santo. Allora. Pippo from Ibiza, Pippo from Ibiza, Pippo from Ibiza. Dove sei stata, disgradolenta? Enta! Pippo from Ibiza, Pippo from Ibiza. Che gioventù. Dove sei stata, disgradolenta? L'ha detto. Dove sei stata? A scuola. Ci hanno fatto sortir prima perché mancava un professore. Ma voi siete sempre tutti qui. E che so ste facce? Guarda Francesca, dimmi la verità, assinò sta manità a ribocco. Occo. In che senso? Ah, ho capito. No, non l'ho fatta, Salina, non ti preoccupare. L'ho fatta. Guardimi bene prima che stamani te la vuoi fare da cristiano. Ah, no. Babbo, ma mi sta a far paura. Sono stata a scuola, ma voi non dite niente. Leviti. Leviti che con la bimba ci parlo io. La bimba va presa con le buone, anzi non ci dice niente. Mettiti a sedere a nonna, che nonno e nonna ti devono chiedere una cosa. Senti un po', nonna, dici la verità, Ce lo tenghi il fidanzato? Ma che domande so? Parla, nonna, mica ti famo niente. E vorrei vedere. A dir vero, uno che mi garba c'è. Però... Però? 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 Però non mi vuole. Oddio, tutti i torti ci ritieni. E allora? E allora? E allora che? Se non mi vuole, non mi vuole. Muore in papa, se ne fa un altro. E senti un po', a nonna. Quest'altro papa chi sarebbe? Dice... Ecco appunto, quest'altro papa chi sarebbe? Parla in demente. Diccelo a nonno, diccelo chi ci ha avuto il coraggio. E ce ne vuole parecchio. Gli fa una cosa del genere a una creatura. Oh, ma mi state a far paura fra tutti quanti. Ora me ne vado in camera mia. E quando sorto voglio che tornate normali. Assinocchiamo la Neuro e il 118 e fa tutta l'imbarcata. Ah, stamani. Sempre qui. Siamo sempre qui. Prima che la devo dar mondo, va un po' di là a parlare con la tua figlia, che poi fammi i conti pure io e te. Perché? Che ha combinato, Ah, ha fatto Salina. Peggio, peggio! Va, fatelo di da lei che ha combinato. Te pregna. Egna. Ma che dite? La mia figlia non ci tiene nemmanco un ragazzo. E c'è scritto qui. Allora se un è lei... Oh, ma perché guardate tutti quanti a me, E poi questo da dove sorte fuori? È quello che mi domando pure io. Eppure noi. Eppure noi. Oh, Brommuso, ma che sei più buono nemmanco a contà? Che non lo sai che io non posso essere, Mallevatevi, va. Marie, ma perché noi ci leviamo da tre passi? Queste sono cose di loro, ci devono pensare loro, a noi poi... No, noi è proprio ora che dobbiamo rimanere. Semo o non semo, li su nonni di quella disgraziata che non è altro. Ai miei tempi ci dovevi provare a fare una cosa del genere. Ci pigliavi le mozzinate sul groppone, come minimo. Ma la colpa è tutta la tua, sa? Tu e della tua moglie, perché l'avete dato troppa libertà, troppa libertà. E secondo voi che dovrei fare? La dovrei chiudere in casa a 18 anni? No, casa no, quella deve uscire, sennò una che strapiglia non lo trova. In casa è peggio.
Nonna, babbo, ma che avevi te capito? Ma come avete potuto pensare a una cosa del genere di me? È quello che dice pure nonno. Questo è uno di quei libretti che danno all'ospedale alle donne incinte. Se l'ha scordato sicuramente la dottoressa. Che ci è venuta a fare la dottoressa? E che ne so io? A portarci le chiavi. Avete visto, sì, come si fa presto a attaccare le pecette? Hai visto? Tutto è bene, quello che finisce bene. Dammi, se ne su. Dammi, senti. Io non ci credo che quel foglio ce l'hai scordato la dottoressa. Ragiona con quel cervello bacato che ci tenghi. Secondo te, perché avevino tirato fuori la valigia? Che ne so, ora non pensa male, non pensa male come fa sempre, non pensa male. Dammi, ce ne su. Piglia l'attrezzi, andiamo, su, è lì. Va un po' a aprire, va un po' a aprire. Oprimo noi che tanto ce ne andavi, mo è. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno, signora Maria. Dottoressa, venghi, si accomodi. Venghi. Senta, già che ci sono lo dico proprio a lei. Allora, sono riuscita a contattare il dottor Maritozzi. Così ti mangi pure a lui. E fortunatamente è qui proprio in vacanza per il weekend. E quindi mi ha detto che domani alle 5 verrà a leggere il referto e eventualmente a fare pure la visita. Quindi... Grazie, dottoressa, sì, grazie. Non sappiamo proprio come ringraziarla. Ci mancherebbe, è deontologia. Va bene, io vado, lo riferite voi a Ilda Vincenzo. Sì, arrivederci. Grazie, accompagnala un po' alla porta. Arrivederci, dottoressa. Piglia. Sortite un po' fuori. E noi se ne andiamo. Sortite fuori. Irde. Era la dottoressa. Che... Dice che domani viene il dentologico a fare la visita. E quando ce lo volevi te dire? Quando? Ha visto a fare cose linguattone? Ha visto come si scoprono l'artarini, cara mia? Va bene, visto che oramai avete scoperto tutto. Il fatto è che ci traccheggiavimo perché... Perché? Perché non sapevimo come dirvolo. Ma io mi tasto se ci sono. Ma poi mi dite perché avete chiamato nomo per ste cose. Più che altro sto odontologo. Ma non era meglio che la visita la faceva la dottoressa? Mamma, questo è uno specialista di fama nazionale. Questo è un luminare. Lì ci vuole la luce. Sta a sentì. Sarà pure il luminario come dici te, ma su ste cose è sempre meglio una donna. Ai miei tempi ste cose le facevano le balie. Ci è proprio rivoltato il mondo, sa. Andiamo, va. Andiamo. E venimo domani alle 5 e noi siamo qui, Andiamo, aspetta un po' che io... Andiamo, su, ora. Lascia, andiamo, su. Più giornale, andiamo. Vabbè, domani alle 5 siamo qui. Andiamo, su. Ai. Dai, su, piano. No, domani alle 17 siamo qui, Va bene. Ci dovete essere. Va, porta poi a sta valigia che meno male che è aperta. Vincenzo. Sta a sentì. Sembra che l'ha presa bene, no? Più che altro speriamo che ora si fa visita senza fare tante sguerguenze. Speriamo. Lo sai che ti dico? Che io chiamo la Tuzzi Rosa. È meglio che domani c'è pure lei, no? Fammela chiamare, va. Intanto va via, va. Sì. Grazie, zia. Ciao, zia. Buongiorno. Francesca, zia, come mai ti sei messa a gorfe di lana con queste bafaglie? Che ti può far venire la rosolia?
È per far contenta a nonna. Poi questo era il ricordo suo. Mi sentivo in colpa. Sì, ora non ci facciamo la testa con lei, Tanto non muore. La tua nonna è da quando era piccina che ci tiene le malattie. Sì, ma nel cervello però. La mia povera mamma la chiamava Cace Ova e io Fregnamuscia. Stavolta è vero, zia. Stavolta una sarva ne manco cortesini, povera mamma. Vai, vado incontro io. Va, va. Vieni, nonna, vieni. Mo, dammi la sciarpa. Il bastone, sei tutta inciafata. E ci credo che è inciafata. Ha fatto le scale con 4 diti di vela. Sì. Ah, dove vede come arrancava. Mm. E ti tassi dire, su. Quando vuole arranca, Ilde. Che Francesca, e piglia un po' la sedia alla tua nonna, giù. Sì, dammi una seggiola. Vieni qui, Maria, vieni qui. Giù, mettiti vicino a me. Esci sei pure te. Certo. E come mai? Ti pare che in un momento del genere non mi dovevano mandare a chiamare? Perché ti sei vestita tutta di nero? Chi t'è morto? È morto qualcheduno? Il gatto. Quasi. Questo deve essere il dottore. Qualcuno andasse a... Vado io. È il luminario. Da. Buongiorno. Buonasera. Sì. Mi dia a me, dottore, mi dia a me. Grazie di essere venuto, dottore. Ci scusi se l'avevamo disturbata in vacanza, ma lei capisce, davanti a certe situazioni. Allora, dottore, ci fate sta sulle spine, di che si tratta? Sì, ditici tutto, professore. E voi capite che siamo preoccupati. Soprattutto affronta ste cose quando una non è più di primo, quando una ci tiene una certa età. È la palissiano. Che è? Trattasi di valvola mitralica. Oh, io morivo, ma che lì c'erano le valvole non sapevo. Allora, sta zitto. Dottore, vedete, dottore, volevamo sentire anche il vostro parere, oltre a quello della dottoressa. Anche perché, essere sinceri, noi non ci avevamo capito niente. Tu babbaccio. E speravamo tanto che sarino sbagliate a scrivere. Vede, caro signore, i referti sono referti, non sono parole al vento. Verba volant, scritta Malent. È scritto male. Apposta. Capivimo. Adesso se non vi dispiace vorrei visitare la paziente. Certo è che avrei preferito prima aver visto la sua anamnesi. Oh, io ho sempre chiamato a ciurna. Famo presto a fa sta visita, così ci levamo il pensiero. Famo? Conoscendo la ficosa della mia sorella, mi credevo che la pigliava per... Sì, zitta, è vero. Zitta. Dottore, famo presto a fa sta visita, così dopo siamo tutti più tranquilli. Certo. Bene. Vediamo. Allora, signora Maria. È lei? Lei mi dice. È lei, Maria. Sei te. Maria, so io, ma che cincastro, scusate. Ma signora Maria, lei è stata messa al corrente della situazione? Sì. Ha capito tutte le implicazioni circostanziali della sua malattia? È dotta che ci sarà bisogno di un intervento. A dir vero, professore, stimara fei. Non mi avevino detto niente, ma io l'avevo capito da sola, sapevo. Bene, visto che la situazione è chiara, possiamo procedere. Certo, bisognerebbe che qualcuno esca dalla stanza.
c'è troppa confusione. E ci tiene ragione, professore. Mm. Restiamo solo io e Ir. Dell'arti tutti fuori. Show, no. Show, sì. Show. Queste sono cose che si possono fare davanti via, a tutti. Via, via. Show, l'arti andiamo, tutti andiamo. Fuori, via. Sì. Andiamo, Irde, devi rimanere. Andiamo, via. Sciazia, Vi fa compagnia? So io che fa compagnia a te, bella. Vorrei completare il quadro clinico della situazione. Dottore, ce lo posso offrire in caffè? Lo accetto volentieri. Sì. Mi raccomando, me lo faccia lungo, molto lungo. Lo vuole lungo, faccelo lungo. Maria, ce lo metto qui, che dite? È la tazza lunga, lo vuole lungo, mettere la tazza lunga. Però Maria, zuccheraticelo voi, eh? Sì, me lo dite voi, professore, quanto zucchero vi devo mettere. Avete capito? Va bene, professore, quanti? Ha detto ancora. E un altro. Ma ce ne mettiamo un altro. E dottore, ma un goccetto di sambuca, no, nel caffè? Ce lo guardi, gradisce? Io sarei astemio, però l'aroma della sambuca mi piace. È un goccettino. Mi raccomando, una sì. Lacrima. La sambuca è buona, No, Maria, che dite? Sì, sì. Un goccetto di sambuca? La lacrima! Ci è scappata. Giusto una puntina, mi piace amaro. Sì. Le piace? Dottore, scusi, quanti rischi ci sono, sa, vista la certa età? Beh, voi mi insegnate, care signore, che il rischio varia da soggetto a soggetto. Però non dovete preoccuparvi. Oramai queste sono operazioni di routine. E poi non è certo la prima paziente che si sottopone a un intervento del genere. Lo senti, ci tiene ragione. Ho inteso da qualche parte che oggigiorno li tagli cesari sono una passeggiata. Li che? E so taglietti quanto è niente, già. Meno male che l'avete presa bene. Ve l'ho detto poc'anzi, non dovete preoccuparvi, non sarà un'operazione invasiva. Anteso? Damo, famo presto a fare sta visita, manco fosse la prima volta. Meno male che l'avete presa bene. L'avete presa bene, meno male. Benissimo, però bisognerebbe che la paziente sia... supina. Due mondi da pina. E la vado a chiamare? Intendevo dire sdraiata. E si capisce, pure perché alla ritta ste cose non si possono fare, professore. Ci sarebbe la camera da letto. Non è certo la cosa migliore. L'importante è che il materasso non cigoli. Potrebbe inficiare il risultato della diagnosi. Si capisce. Sì. Ora, se permettete, vado a prendere i miei strumenti. E ci sente male il professore? C'ha avuto un calo di zuccheri, te lo dico io. Deve essere stato l'aroma molto forte della sambuca. Sì.
Bene. Vieni un po' qui. Che sei troppo agitata, non ti devi agitare per niente. Nanteso che ha detto non è una visita invadente. È quello che dico pure io, E muovetevi a fare sta visita, che il dottore l'avevamo scomodato pure troppo. Come muovemisi? È che mi devo visitare io. Oh come? Non siete qui per questo? Ma questa ci tiene i burattini nel cervello. Ma secondo te ora io mi fa visitare lì, all'età mia, da nomo? Te sei talmente agitata che straparli. Ma che straparlo? Maria, vi dovete visitare al cuore. Come al cuore? Ma perché il professore, oltre a visitare lì, e visita pure al cuore? Cavolo, allora è vero che è il luminario. Dottore, dottore, ora mi sto a mettere paura che mi sa che alla mia suocera gli fa male pure qualche altra cosa oltre al cuore. E professore, già che siamo qui, li posso far vedere pure i miei risultati? Certo. Lo vede, che vi dicevo? Certo che il comportamento è alquanto anomalo. È un chiaro caso di caput exitibus. Ora pronobi. Intendevo dire una questione di testa. Ma lei, signora Maria, ha mai avuto problemi di memoria? Ora che ci incastrano in memoria. Non fate domande, ditegli al professore come ci tenete la memoria. E ringraziando il cielo, professore, la memoria ce la tengo buona. Si figuri che mi mento, vo per infino le cose di 100 anni fa. E quelle recenti le ricorda altrettanto bene? Alle volte mi scordo che ho mangiato e mi riviene fame. Quella è una scusa per ristrozzare. Sicuramente da quanto emerge è sorto anche un problema neurologico da approfondire. Avevo detto che qualcosa ci tenevo. Ma signora, lei ha mai avuto problemi di amnesia? Maria, l'amnesia ce l'avete mai avuta? Figlia mia, ci ha avuto la spagnola da piccino. E la varicella e la rosolia. Intendevo dire un problema di memoria, di... Ma te l'ho detto prima, professore, la memoria ce la tengo meglio di loro. Bene. Facciamo adesso un piccolo test per vedere lo stato neurologico effettivo. Allora, lei adesso deve stare eretta, con la testa alta, deve guardare davanti a sé. Eretta. E deve seguire questa linea immaginaria che parte dai suoi piedi, camminando con un piede davanti all'altro. Prego. Ma te la vedi? Io non la vedo. È immaginaria, no? Ah, ma lo do immaginare. Ora mi fate pure trenica. Ma scusate, ma si può le sapere perché ce la tenete con me? Ma non dovevate visitare la minora? Ho capito tutto. A questo punto è meglio che soprassediamo. Professore, lei non soprassiede. Devo fare 4 chiacchiere con la mia collega. Prego, signore, fatemi strada in camera così procediamo per la visita. Sì, sì, professore. Datemi retta a me, fate la visita prima a me, che la minora oggi la vedo troppo agitata. Dilli un po' dove la... Prego, prego, sì, professore. Sì, prego. E qui. Venghi, prego, venghi prego. Qui.
Oh, è proprio vero, che le disgrazie non vengono mai da sole. Avete sentito? Ora pure dal neurologo la dobbiamo portare. Povera mamma. Mamma mia. Chissà perché c'è sto silenzio di tomba. Ah, ritomba con sta tomba. Zia, dunque ci mettete pure voi, per favore. Sì. Ti sta zitto, quel professore ti sente zitto. Ah. Ora sto silenzio mi mette l'ansia pure a me. Eccola. Povera nonna. Francia, nonno, piglia un goccetto di caccaetti, su. Babbo, a questo momento andate a pensare al goccetto pure voi. E che devo fare? Ammazzo il tempo, devo ammazzare il tempo, mi fa un goccetto. Fa un goccetto. Babbo, oggi la parola ammazza nulla voglio più senti. Te la qui va. E io ci ripenso. Il neurologo, la memoria, la testa che non funziona, Pie, che era bacata lo sapevo, ma che era diventata così grave mica me lo potevo immaginare, sa. L'avessi saputo una cinquantina d'anni fa, l'avessi saputo. Sì. Abbassa la voce, che il dottore ti sente. Zitto. Mamma mia. Aspetta. Ma scusate un po', Che è? Perché qui c'è qualcosa che non mi torna. No. Mi torna. Perché qui dice che nonna è residente Argiglio. Argiglio? Argiglio, la tua nonna c'è mandata, sennò sono gattucci. E te c'è scritto qui. Legge. Legge un po'. Aspetta, fammi di vede, aspetta. Fammi pigliare l'occhiaia, se non ci vedo. Sono l'occhiali, so. Fammi vedere. No, c'è scritto. Ma questa Maria Pietro non è lei. Lo vedi? È sbagliata pure la data di nascita. No, non è lei. Questa sta Argiglio. Argiglio, sì. Ma sti risultati quando l'avete presa? Ieri mattina. Oh, così l'avevamo presi e così l'avevamo portata a casa. È da ieri mattina che ci tenete sti risultati in delle mani e non vi siete accorti che questa Maria non è la mia sorella. Certo che fra tutto siete proprio imbrommiti, sa, ma avete fatto fa tutta sta strada per sapere che la mia sorella non ci tiene niente. Come al solito. Guarda un po'. E che volete da me? Io ieri ero pure senza occhiali. Senza occhiali. E se ci ritenevi gli occhiali non era uguale, cefo. Ve lo dico io che è successo. Vanno dato gli referti d'un'altra. Questa è in casa domoni mia. Di che a nonno? Succede quando due persone ci tengono il nome e il cognome uguale. Mamma mia. Allora, volevo dire che quelli non sono della mia mamma? Allora volevo dire che il cuore e se lo tiene sano, eh? Allora volevo dire che non è vero che deve morire! Come non è vero? Babbo, famosi un goccetto per festeggiare questa bella notizia! Io non ci tengo niente da festeggiare, però... Se si volevo fare un goccetto non pura si rifiuta mai. Vieni, pura zia. Intanto mi levo di collo sto troiaio. Però ora qualcuno deve bussare. Bisogna avvertire. Certo. Bussa, va. No, bussa te, che sei il suo figlio. Babbo, e bussate voi, e che in fondo siete il suo marito. Vai, vai, falli finire la visita per bene. Casomai li trovasse in accidenti, per davvero. Pietro, allora busso io. Sto teatrino deve finire. Fammi andare. Ma bussa lei. Ci scusi, professore. Dobbiamo assolutamente ripetere gli esami. Ho seri dubbi sulla diagnosi.
e non mi voglio pronunciare. Scusi dottore, volevamo dirle che... Sto prescrivendo dei nuovi esami più accurati che dovrete farmi recapitare urgentemente nella mia clinica di Roma. Sì dottore, però... sì dottore, adesso ecco, ci dichi quanto la, i soldi, la visita... La mia parcella sarebbe... Sarebbe? 300.000 lire a visita. 300.000 lire! Sento male! 300.000 lire! Per visita la donna sana! Almeno l'avesse trovato l'accidenti! Uno ci li dava più volentieri! Ma per voi? Per noi? Assolutamente nulla. Zia, è un favore che ho fatto ben volentieri alla mia cara collega. Bene, mi raccomando, i vostri ce lo do io, dottore, venga. Vieni un po' qui. Adesso devo salutarvi. E non ha borzuto niente, li dà morfina. Ma lei chi? Mi scusi, dottore. Leviti. Ma che diose, Leviti, non ha borzuto niente. Scusi, dottore, li volevimo dare un presente. Ma chi? Veramente io sarei astemio. Ecco, professore, astemio. Aspetta. Leviti, insistisco, professore, insistisci. Se insiste devo accettare per forza. La ringrazio. Grazie a lei, professore. Vi saluto a tutti. Sì. E, caro signore, au revoir. Pure, sono le 17:05:25. Guarda un po', diccelo un po' al dottore, che le scale sono buie. E quello è il luminario, Te, col cavolo che ve li portavo all'esame. Capito. Anzi, aspetta e spera. Ma come? Ora che ci penso, ce ne va. Ma tenti visita. Ma questi che stracci di lavori so, Ma che va dato di volta al cervello, È questa la maniera di comportarsi con... un dottore così gentile che è venuto pure in casa a visitarla a gratis, E poi voi ve lo volete dire perché vi siete messa in testa che mi doveva visitare pure a me? Perché sei pregna. È pregna. E un'altra volta questa pregna, Ma allora siete dura, di comprendonio. Ma come ve lo devo dire che in questa casa non può essere pregno nessuno? L'ha detto lui, sa. L'ha detto lui. Brutto incefolito, vatta a comunicare prima di attaccare ste pecette. La colpa è tutta la sua. Ma questi che stracci di lavori so. Ma né meglio che me ne vado. Ma qui mi sembra di essere dentro un manicomio. Ma chissà che avrà pensato il dottore, quello ci ha preso tutti per matti. La colpa è di quel bromo che ci ha scambiato i refetti ieri mattina. Vedrai. Lo vedete alle volte li casi domoni mia? Di che? È proprio vero che sei una fregnamuscia. Ancora non l'hai capito. Hanno scambiato i referti. Quella Maria, quella cigliesa lì, non sei te. A parte il sarracchio del cervello. Non ci tieni niente di grave. Ancora non l'hai capito? No. Che mi avete fatto fare tutta sta strada per venire a trovare morto. Ed è vivo e che sa meglio di me. Guarda un po'. Come? Hanno scambiato i referti. Allora voi non ci tenete niente? Come al solito. Lo dite voi. Ma se sto piena d'acciacchi. E poi non inteso che ha detto il professore. Ora devo andare dal necrologico. Ma il necrologico ora ci mancava. Ma noi ne è meglio che ce ne andiamo. Che per oggi ha già combinato abbastanza guai. Andami, ce ne su.
E ce ne dovevamo andare? Ce ne andiamo? Andiamo, su. Dammi la roba, va. Ai, 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 ai. Signore. Che vai. Che bastone. Comunque, a tutti quanti, una cosa ve la devo dire. Stavo meglio quando stavo peggio. Andiamo. Hai visto? Vai. Stavo meglio quando stavo peggio. E meno male che non ci tiene niente per davvero. Hai capito? Scusate. Ma siamo sicuri, sicuri che hanno scambiato sti reperti? Sì, no, no, siamo sicuri, siamo sicuri. Peccato, io già ci ho fatto la bocca. No. Babbo! Si può mai scherzare dentro sta casa? Ora scherziamo pure. Scherziamo pure. Ma ve la immaginate se ci teneva per davvero qualche cosa? Mamma mia, per amor di Dio. Ma chi la sopportava quella? Foste stati più buoni a legge e meno ignoranti, ste cose non sarebbero successe. La professoressa ha parlato. Aspettiamo a parlare, perché domattina porto indietro quelli e piglio quelli veri. E se ci fosse pure lì qualcosa che non va? Calornio, ma che ci deve essere? Quella ci assotterra tutti. Ora è meglio che me ne vado, tanto stamani non avevamo concluso niente di buono. Fammi pigliare la borsetta. Arrivederci, arrivederci e grazie. Irde, la prossima volta chiamatemi quando te bella è morta. Vai. Vincenzo, mettiti a sedere, che ti devo dire una cosa. Guardami negli occhi, Vincenzo, perché io te lo dico ora e non te lo dico più, Io in questa casa non voglio più sentir parlare né di malattie, né di donne pregne, e né di tutte quelle cose lì. Ci siamo intesi, ve? Come? Hai capito bene, caro mio, hai capito bene. Da ora in poi, da questo momento in poi, quelle cose lì te le può pure scordare. Sì, perché con sta storia della gravidanza mi avete fatta agità. Ho pensato, e se ci succede qualche davvero? Sicché, nisba. Basta. E che? E tanto non sapevo che... trucche, e in saccoccia ce lo pigliavo io, E come sempre. Vabbè, dai, giù, non ci pensare. Fatti un goccetto, E famosi sto goccetto. Tieni, amore, fatti un goccetto di sambuca. E non ci pensa, giù, che c'è di peggio nella vita. Sì, però te mi fa compagnia. Lo sai che a me non mi garba, io non leggo l'Arcole. No, un goccetto. E vabbè, giù. Basta, l'ha riempito. Un goccetto. È forte. Buono però. Buono. No. Basta. Ci ha preso gusto. Ah.
c'era un po' la testa. Vincenzo. A proposito di quelle cose lì. Cominciamo da domani? Vieni Vincenzo. Arrivo! Allora, i bindoli sono stati bravi, dite la verità, ci hanno fatto ridere tanto. Ve li presento uno ad uno. La zia Maria, ma no, la zia Maria Costanzo, la nipote Francesca Casalini, la ginecologa Paola Iannetti, il luminario Renzo Vitelli, la nuora Samantha Cimino, il figlio Stefano Solari, il nonno Giovanni Loffredo e la nonna Susi Cecchi. Il regista è Renzo Vitelli, l'aiuto regista è Paola Iannetti, le scenografie sono di Giova Loffredo, l'assistente di scena, volevamo ringraziarla anche lei, è Fabiana Mataloni, non si vede ma è indispensabile, eccola, e naturalmente il tecnico audio e luci Gabriele Armando Loffredo, eccolo. Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato, anche magari con il passaparola, semplicissimo, oppure con l'affissione delle locandine, ringraziamo tutti naturalmente.